Oggi video un po' diverso dal solito, vi mostro cosa ho ricevuto per questo Natale. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Uno sfondo un po' diverso dal solito, oggi finalmente mi vedete anche un po' in faccia, perché in questo periodo dell'anno amo fare questo video ed è quello appunto per farvi vedere che cosa ho ricevuto da questo Natale. Non vi aspettate chissà quali regali, perché non è che mi faccio, non è che mi facciano chissà quali regali, però quest'anno vi assicuro che sono andata veramente veramente bene. Nuovo sfondo, non so se vi piace, non ho ancora deciso se è quello definitivo, perché purtroppo non ho altri spazi in casa e soprattutto, perdonatemi se sono un po' impacciata, però sto registrando una nuova fotocamera, quindi non so bene, ve l'ho detto anche l'altra volta, non so bene dove guardare e mi sembra ancora un po' strano riprendere e parlare ad un obiettivo, però finalmente mi vedo e quindi vedo su, vedo giù, non lo so. Quindi ogni tanto se vado su con gli occhi è perché sto guardando se è tutto a posto, tutto a fuoco. Quindi partiamo dal primo regalo, che è quello che mi ha fatto il mio fidanzato ed è quello appunto con cui vi sto parlando e sto registrando questo video, che è la dorata Sony. E adesso devo imparare a mettere tipo vicino a voi le cose, ed è la Sony Alpha 5000. Dovrò fare questa cosa, l'ho sempre voluta mettere vicino e fare direttamente il fuoco. Magnifico. Poi di nuovo fa fuoco su di me. Spettacolare. Quindi questa è una fotocamera stupenda e che ringrazio ancora il mio fidanzato per avermela regalata, e so che gli è costato anche un po', ma è regalo suo e dei suoi genitori, e veramente ne avevo bisogno se diciamo voglio fare dei video di maggiore qualità. E spero anche che si senta bene, perché ancora non l'ho testata per quanto riguarda l'audio, però l'audio sarà un altro regalo che magari mi farò non so quando. Passiamo al regalo dei miei genitori, e i miei genitori mi hanno regalato gli occhiali, che non so se vi siete accorti ma sono cambiati, sono diversi, un cappotto, e questo qui è preso dall'OBS, e io non so come farvelo vedere, però è lungo così ed ha due tasconi praticamente nella parte davanti qua, eccoli, e adoro perché c'è questo pellicciotto bellissimo, guardate, stupendo. Poi io mi sono autoregalata una gonna e una maglietta che praticamente ho messo a Natale, ed è questa qui, la maglietta che avete visto penso nel video precedente, quello in cui vi facevo gli auguri di Natale. Se non l'avete visto vi lascio qui nella i il link con il video, ed è questa qui un po' scollata, in effetti anche un pochino leggera, però diciamo che sotto il cappotto che ho comprato ci va benissimo, ed è lunga, e non so se riuscite a vedere, ha questo tessuto un po' così zirrinato. E poi in completo insieme alla maglietta ho preso questa gonna, sempre dall'OBS, ho preso questa gonna qui che è lunga, non so se riuscite a vedere, sotto a tipo il tulle. E come ultima cosa dei miei genitori da scartare sotto l'albero, questa qui, guardate quanto è carina. Io soffro sempre di freddo l'inverno, specialmente a casa mia che si muore, e quindi ho sempre bisogno di qualcosa di caldo, soprattutto per le mani, e quindi mi hanno regalato questa, che le mani, tipo manicotto, le mani si inseriscono dentro, guardate, e c'è praticamente l'orsacchiotto e sotto il fiocchetto dell'orsacchiotto, è troppo carina. La mia migliore amica Stefania, che saluto se mai guarderai questo video, mi ha regalato un portafoglio, ed è questo qui, con i gufetti, guardate, è troppo carino, è veramente veramente bello, ed è veramente molto carino, e la ringrazio ancora. In ultimo poi, anzi non è vero, non sono ultime cose, per la famiglia e per mia sorella, però è sempre diciamo un regalo di famiglia, mia madre ha regalato a mia sorella il fono, che è questo qua della Remington, preso da Amazon, se vi interessa vi lascio il link giù nell'info box, pagato pochissimo, ed è buonissimo per i capelli, soprattutto li fallisci, li ho appena fatti, vabbè ci ho passato la piastra, però comunque il suo dovere di fondo lo fa. Ed è questo qua, che poi è il beccuccio sia sottile sia quello più grande, e sia il diffusore per i capelli ricci, ed è mi piace perché praticamente ha gli ioni inseriti appunto nel fono stesso, e poi fa in modo appunto che i capelli escano lisci, ed è un ottimo acquisto. E insieme al fono praticamente, per completare il tutto, abbiamo preso questa crema qui, che è un trattamento dell'Elvive,
ok, che è ristrutturante. Siccome abbiamo tutti quanti i capelli messi un po' male con la piastra e soprattutto con le tinture, e questo è un trattamento appunto ricostituente per capelli sciupati, e va fatto prima di risciacquare. Praticamente ti fa lo shampoo, poi invece del balsamo utilizzi questo. Volendo si può anche utilizzare il balsamo, ed è questo qui. E poi, come ultima cosa, è un regalo inaspettato della ragazza di mia sorella, che mi conosce talmente bene che mi ha comprato delle cose appunto creative. A parte, guardate, guardate la confezione di questa busta meravigliosa, tutta brillantata. Non so se riuscite a vederlo dalla fotocamera, però è stupenda. Poi mi ha fatto un cartellino, guardate, con scritto per Ariali Creation. Mi ha fatto morire delle risate, perché appunto sa che io faccio i video su YouTube, e lo ringrazio perché vuole esplicitamente essere ringraziato nel video. Quindi grazie Giuseppe, e ti ringrazierò anche quando la utilizzerò. E mi ha regalato, guardate un po' che cosa, delle ricariche per la colla a caldo, stupende, guardate. Sono delle ricariche argentate, queste sono quelle più grandi, e sono di praticamente 30 cm lunghe, sono lunghissime, guardate. Quindi avevo le creazioni che posso fare. E poi queste altre dorate, sempre tutte quante brillantate. E poi anche queste, che sono di vario colore pastello. Sono gialle, rosse, verdi e azzurre. Quindi questi sono i miei regali di Natale, spero che vi siano piaciuti. Se è così, lasciatemi tanti like, mi raccomando, e iscrivetevi al canale per non perdere tutti quanti gli altri video. Ho intenzione per il 2017 di fare tanti nuovi video, che siano non solo creativi ma anche su altri argomenti. Fatemi sapere se per voi è meglio che inserisca delle rubriche nuove sul canale, che siano completamente diverse dalla creatività, quindi dalla colla a caldo, dalla resina che faccio quasi sempre, oppure se preferite magari che io avrò un altro canale a parte proprio, in cui appunto mi occupi di altre cose totalmente diverse, tipo per esempio i vlog, tipo per esempio delle recensioni su alcuni prodotti, perché appunto mi piacerebbe fare anche qualcos'altro che non sia esclusivamente la creatività. Quindi sto pensando di aprire un nuovo canale, fatemi sapere se l'idea vi può piacere, così diciamo separiamo le due cose. E ovviamente, se avrò un nuovo canale, mi raccomando, seguitemi anche lì. Magari vi lascio il sondaggio sempre di qua o di qua, non lo so adesso dove sta. Quindi niente, io ho finito di parlare, già il video trovo tantissimo, vi mando un grosso bacio, fatemi sapere quale regalo vi è piaciuto di più, a me ovviamente la fotocamera, ma però non lo diciamo alle altre persone che mi hanno fatto gli altri regali. Vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!